Siamo presso lo showroom Umberto Salotti di Meda, in compagnia di Vittorio Spagnoli, che da tempo collabora con noi in diversi progetti. Uno di questi è un'importante iniziativa di solidarietà che riguarda lo sviluppo della microimprenditorialità femminile in Albania. Sì, è vero. Premetto che l'Albania è un paese che ancora oggi offre molto poco per quanto riguarda il lavoro e l'occupazione, e naturalmente le donne sono in questa fase sociale sono le più penalizzate. Quindi da anni ci occupiamo di spingere e promuovere e appoggiare gruppi di donne uniti in piccoli laboratori, perché possano produrre in numero consistente quelli che sono i manufatti di cui si sono sempre occupate, che hanno sempre realizzato, prima come lavoro femminile fine a se stesso, oggi come vera e propria produzione. Quali sono le produzioni di cui si occupano questi laboratori? Puramente femminili, ripeto, quindi lenzuola ricamate, sfilate, cuscini realizzati con ricami a punto croce, tessuto etnico, che è una parte molto importante, che fa parte della tradizione dell'Albania, tessuto realizzato con piccoli telai manuali, in Albania tutto è manuale. E poi abbiamo tappeti, abbiamo maglieria, sono diverse le produzioni, sono diversi i manufatti ed essendo tutti realizzati a mano possono cambiare e evolversi secondo le richieste. Berto Salotti da alcuni anni collabora con questa iniziativa e distribuisce questi prodotti. Ti sei occupata anche di questa parte molto importante. Quali sono i metodi distributivi che Berto Salotti sta utilizzando? Berto Salotti è il partner ideale in questa iniziativa perché con la sua strategia di vendita e di promozione attraverso il sito web permette la grande visibilità di quello che è il prodotto, proprio perché vista la qualità, l'alta qualità che offriamo, è bene che venga veramente notato, venga posta l'attenzione. Per cui abbiamo realizzato immagini, abbiamo realizzato scatole per contenere il prodotto, tutto questo proprio in questi giorni è sul sito web di Berto Salotti e quindi noi speriamo proprio in questo tipo di approccio con il nostro pubblico. Quali sono i traguardi che si pone questo progetto e quali sono le idee per il futuro, quindi? La grande idea e la speranza è di poter occupare sempre più persone, sempre più donne nei laboratori e quindi di produrre di più in modo che questo progetto raggiunga il suo fine, che è quello della sostenibilità. Perciò essere sempre noi in appoggio e comunque a disposizione dei gruppi di donne, dei laboratori, però dar loro quella che è la dignità del lavoro. Chi si occupa del progetto? Il braccio operativo del progetto a Tirana è la Fondazione Rosafa, fondazione che è nata proprio per sostenere e aiutare i gruppi di donne dei laboratori. Il progetto creativo, quindi l'insieme dei modelli, dei pensieri creativi, si chiama il filo dei pensieri. Ringraziamo Vittorio Spagnoli e in bocca al lupo per il progetto. Grazie a voi.